We welcome, as always, the participation of our long-standing partners known as Gotami. L'informazione è utile, serve alla medicina. Un paese che sente meglio è anche un paese più civile. Udito Italia Onlus, in qualità di membro del World Hearing Forum, organismo istituito dall'OMS come rete globale per la promozione della salute dell'udito nel mondo, ha partecipato all'Earathon, il più grande evento mai realizzato prima in tema di udito, una maratona online di 2 giorni, insieme ad oltre 100 paesi in contemporanea. In diretta dall'Auditorium Flaiano di Pescara, ha aperto i lavori la presidente della Onlus, Valentina Faricelli, che ha anche ricordato come si è arrivati all'importante evento. Volevo raccontare un po' la storia appunto della nostra partecipazione alla stesura del rapporto mondiale sull'udito e della nostra collaborazione con l'OMS, per raccontare anche come siamo arrivati finalmente a poter credere di sensibilizzare anche le istituzioni su questo importante tema. Nel 2017 è successo qualcosa, ovvero l'Assemblea Mondiale della Salute ha preso atto del preoccupante aumento del numero di persone che soffrono di disturbi uditivi nel mondo, ma soprattutto di come questo disturbo venisse assolutamente trascurato. È per questo che ha emanato una risoluzione che contiene alcuni principi fondamentali che poi negli anni sono stati sviluppati e sono stati poi il punto di partenza del rapporto mondiale sull'udito. Noi abbiamo partecipato da vicino a questo lavoro perché l'OMS ha ritenuto necessario incaricare un organismo autonomo, il World Hearing Forum, proprio per studiare in tutti questi anni i contenuti da far confluire nel rapporto mondiale sull'udito. Oggi alle 14, finalmente, lo ripeto, in contemporanea con oltre 100 paesi, questo rapporto diventa finalmente pubblico. E perché è importante? Perché per la prima volta l'OMS chiama le istituzioni ad agire, chiama i governi a fare qualcosa di concreto. È stata Shelly Chada, direttore tecnico del Dipartimento di Prevenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a portare il messaggio dell'OMS. Hello everyone. Greetings from the World Health Organization. The World Hearing Day is a very special event for us because on this one day, the WHO, its member states and all of our partners come together with one aim: to make noise about the need for and the importance of hearing care. This year, this day is extra special because it marks the launch of the World Report on Hearing. Requested by our member states, this report gives a very clear message. The number of people in the world who still have unaddressed hearing loss and ear diseases is really unacceptable. Urgent action is needed to prevent and to address hearing loss across the life course. Implementation of cost-effective interventions for ear and hearing care can, on one hand, benefit people who have hearing loss and at the same time bring financial gains for the society and the country. Il 3 marzo, giornata mondiale dell'udito, che viene celebrata con una maratona nella quale città di tutto il mondo sono in collegamento per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa problematica. L'unica città in Italia è Pescara. Possiamo dire proprio che Pescara è la capitale dell'udito. Abbiamo con noi Mauro Menzietti, che è il fondatore della Onlus, Nonno Ascoltami Udito Italia. Un grandissimo evento. Sì, un orgoglio importante per la nostra città, per la nostra regione, per i nostri esperti, perché proprio da qui, oggi, in collegamento con oltre 100 paesi del mondo, insieme all'OMS, anzi
con un'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci incoraggia, che ci chiede, ci sostiene appunto di lanciare questo messaggio forte in Italia. Perché oggi per noi il virus, per il mondo dell'udito, è proprio la disinformazione, la mancanza di informazione, l'ignoranza. Per cui i giovani non vivono un ascolto responsabile, rischiano di essere esposti eccessivamente al rumore, all'uso delle cuffiette sconsiderato, e i nostri anziani rischiano di rimanere isolati proprio perché non hanno informazioni su come risolvere il loro problema di udito. Oggi il lockdown ci ha dato veramente uno spinta forte, uno stimolo forte, perché l'udito è stato, come dire, l'unico mezzo attraverso il quale siamo rimasti connessi, sia per la teledidattica, sia per il telelavoro, ma anche per gli affetti. Immaginiamo i nostri anziani, attraverso il telefonino hanno potuto mantenere attive le loro abilità anche relazionali. Ecco perché l'udito si è preso un po' una rivincita in questo momento di pandemia. Le mascherine, il distanziamento sociale hanno aggravato la condizione. Ecco perché oggi la Giornata Mondiale dell'Udito ha un significato ancora più importante. È urgente risolvere i problemi, è urgente fare informazioni, e oggi, proprio qui da Pescara, con un estremo e forte orgoglio abruzzese, ma anche italiano, siamo collegati con tutto il mondo, e l'OMS ha premiato questa iniziativa italiana, unica in Europa, tra 52 paesi del mondo, l'Italia è stata scelta come evento principale protagonista di questa grande maratona. Grandi presenze si stanno alternando in questa maratona. Sì, abbiamo in collegamento i massimi esperti del settore, istituzioni, università, ricerca, volontariato, associazioni, anche tanti cittadini, anche tanti portatori di protesi acustiche o impianti cocleari o persone che hanno problemi di udito. Perché l'unione fa la forza, e l'intento è proprio questo: creare una cordata, una rete italiana, appunto, che spicca, come dicevo, nel panorama mondiale, appunto perché c'è una voce unitaria. In Italia siamo riusciti ad avere, attraverso questa ONLUS, un'unità di intenti molto forte, e oggi qui a Pescara abbiamo tutto il mondo dell'udito, ed è un orgoglio fondamentale. Hanno portato i loro saluti anche le varie istituzioni abruzzesi. Esatto, perché sin dalla prima ora la nostra città e la nostra regione ha appoggiato fortemente questa iniziativa. Siamo partiti dalla prima piazza 12 anni fa, Pescara, insieme al primo ospedale diretto dal dottor Caporale, e appunto con il sindaco e con i vari assessori abbiamo lanciato un'iniziativa che non avremmo mai creduto che poi sarebbe arrivata addirittura a una dimensione, ecco, planetaria. Per cui il sindaco Carlo Masci, l'assessore Nicoletta Veril, il senatore Nazario Pagano, ma anche tante altre istituzioni nazionali, il Ministero della Salute con Rezza, l'Istituto Superiore di Sanità con Bubbico, c'era il Censis, abbiamo collegato tutti, medici, professionisti sanitari, istituzioni politiche e sanitarie, per lanciare un messaggio appunto alla popolazione fortissimo: l'udito una volta perso non si recupera, per cui è fondamentale conservarlo finché si è giovani e finché si ha la possibilità di farlo. E una volta che purtroppo si sperimenta qualche problema di udito, è fondamentale rivolgersi a uno specialista, chiedere cosa si può fare per risolvere il proprio problema di udito. Quindi la prevenzione vale tantissimo anche in questo campo. Sì, l'OMS stamattina, siamo stati più volte in collegamento diretto, ha ricordato l'urgenza, cioè non trascuriamo i campanelli d'allarme, non trascuriamo i segnali che il nostro udito ci dà, perché, ripeto, prevenire significa evitare che il problema di udito peggiori e diventi frustrazione, diventi isolamento, diventi qualcosa che compromette gravemente la qualità di vita dei nostri cari. E questo non possiamo più permettercelo, specie oggi. E non è un problema solo degli anziani? Eh no, il problema è a tutte le età, quindi dai bambini, che chiaramente vengono invalidati in maniera più grave, immaginiamo il ritardo nell'istruzione, il ritardo nello sviluppo sociale, e così. Però, ecco, a tutte le età si sperimenta il problema di udito. L'importante è agire, interpretare i campanelli di allarme, non capire bene le parole, chiedere alle persone di ripetere le cose, alzare continuamente il volume della TV, sono dei segnali che non dobbiamo sottovalutare. Giancarlo Alfani, direttore di Udito Italia ONLUS, questo è un grande evento che richiede, ha richiesto una grande organizzazione.
È una grande maratona, una 2 giorni che noi abbiamo organizzato con un back office di 20 persone. Quelle che vedete a teatro qui al Flaiano sono, diciamo, nemmeno la metà di quelle che sono adesso negli uffici, sia a fare da segreteria tecnica ma a coordinare la piattaforma online piuttosto che gli interventi in Zoom. È una grande squadra che voglio qui ringraziare, che da giorni sta preparando la maratona dell'udito, perché quello che vedete che va online è solo la punta dell'iceberg, ovviamente. Emergono anche in questi collegamenti, stanno emergendo anche dati nuovi, insomma, nuove notizie che possono essere utili. Assolutamente sì, perché i famosi, ormai sciagurati, 7 milioni di italiani, diciamo sciagurata la notizia, che soffrono di ipoacusia, quindi che hanno problemi di udito, oggi di fatto il loro problema è aggravato dall'utilizzo delle mascherine, quindi i decibel diminuiscono, le persone non sentono e i dati che stanno emergendo sono molto preoccupanti. Come dico sempre, per la pandemia abbiamo trovato il vaccino, ma per l'udito l'unico vaccino si chiama prevenzione. Durante la maratona viene presentato anche il rapporto mondiale sull'udito. Sì, di fatto oggi Pescara diventa capitale mondiale dell'udito, perché stiamo lavorando insieme all'OMS, insieme a altri 100 paesi, con IRATON, la manifestazione internazionale organizzata appunto dall'OMS. Ognuno di noi sta facendo la sua parte per il lancio del rapporto mondiale sull'udito. È un rapporto che viene preparato e in lavorazione dal 2017 e noi come Udito Italia Onlus ne siamo anche artefici. È un rapporto che parlerà delle cause della sordità, dei problemi legati all'ipoacusia, il sostegno finanziario, la parte economica, insomma taglierà l'udito a 360 gradi. L'importante documento presentato durante la maratona rappresenterà d'ora in poi un punto di riferimento comune per un'azione globale di contrasto dei disturbi uditivi. 4 le azioni principali alla base del documento. La prima azione è che l'importanza dell'udito e della comunicazione nel corso della vita e l'impatto del disturbo uditivo su individui, famiglie e società. Poi la perdita uditiva, che può essere prevenuta, e le sue conseguenze mitigate, progressi clinici e tecnologici. Terzo aspetto, affrontare le sfide, epidemiologia, perdita uditiva, risorse umane, accesso alle tecnologie acustiche, migliorare consapevolezza, limiti del sistema sanitario. Quarto aspetto, progettare la via da seguire.